Eccoci pronti per una nuova puntata di Due Quattro Ruote Passione Motori. Continuiamo a parlare di due ruote ed è con il mio immenso piacere avere il nostro ospite, uno tra i più grandi e dimenticabili piloti che hanno fatto la storia delle gare in salita e che ha portato il nome del Centauro Più Forno in giro per l'Italia. Renato Rurui, benvenuto. Grazie. Bene, grazie a voi di avermi invitato. Tre volte campione italiano nella 8 volte. No, 125 dicevo, 8 volte in totale, facciamo un po' di storia. Sì, 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 sì. Come è iniziato tutto con le 120, con la 125? Ho iniziato a 30 anni, perché io non sapevo cos'era la moto, però mia moglie piacevano le moto, ero andato a vedere la Cornia Alpette e mi sono appassionato così. Sì, già meno male, diciamo. Esatto. E poi, niente, i primi due anni non ho mai vinto, ho fatto un podio, arrivavo lì, però dovevo imparare. E poi il terzo anno ho vinto il primo campionato, tre nei 125. Nell'80? 80, 81, 83, perché 82 mi sono rotto il braccio all'Europa. E poi sei passato? 500 Yamaha RD. E lì avevo vinto un campionato anche lì, che mi ricordo. Poi 7,5, sempre Yamaha, perché Motomarket mi aiutava un po' E poi Yamaha 1000, purtroppo ho trovato sia De Stefani e sia Cantalupo. Quell'anno lì avevo fatto niente. Due primi. E poi sei... E poi con i 7,5 Honda, un anno, l'anno che ho vinto di più, 12 gare. E poi ho preso 7,5 Suzuki fatto da Adri e l'ultimo 7,5 quando ho smesso era lo SRAD che me lo faceva Giacchino, quello di Rivoli. Quindi una vita passata a farti rincorrere. Ecco, 19 anni di gare, però mi è piaciuto perché ho conosciuto molta gente che li trovo ancora adesso che non pensavo che fossero così, perché poi quando corri non frequenti tanto quella, non provi quella, hai la corsa in testa ma non provi quell'amicizia proprio. Sì. Un ambiente che era quello delle salite che era totalmente diverso da quello, da del circuito anche, perché in circuito io andavo a fare inizio stagione una gara per allenamento un po' e basta. Era più un ambiente anche più familiare, diciamo, esatto. Quello della sì. Della salita. Sì, allora, in circuito ho corso con Buonanima di Gresini, per esempio. Lui era caduto e mi ha ancora doppiato, cioè mi ha ancora preso, oltre che è caduto in Roma a Vallelunga. Sì, diciamo che tanti piloti incominciavano proprio con le corse in salita. Esatto. E invece con Ezio Gianola aveva fatto la Ballavi Piendere Sinelli, era l'unica soddisfazione che lui era stato dietro, anche se era a casa sua, però sì. Sono piccole soddisfazioni che un locale certo. È facile che lo fa al tempo. Poi Forno Milani, Cornia Alpette, esatto. Tanti, Roccacorio, tantissime gare anche c'era qua. C'era Chivasso Castagneto, l'altra Casa Borbone, Tepiro Lancia, cioè, una volta ce n'era una marea qua. Mentre adesso purtroppo è io quello che leggo sono solo i giù le gare. Centro Italia, qua non c'è più niente. Ma poi anche le moto di adesso. Sì, diciamo che sono molto più pericolose rispetto a quelle. Camminano, Io ho comprato un Honda 500 così perché sono stato 18 anni senza moto, solo bici. E poi. Poi sono ritornato con Stonda lì perché avere qualcosa, perché mi hanno detto prendi la bici elettrica così non sforzi no. Il cuore. E allora per non sforzare il cuore vado in moto. Dici, almeno fa tutto il motore, non c'è bisogno di fare esatto. Altro. Quali sono i tuoi ricordi legati al passato, a tutti questi anni che ti hanno visto da... I miei ricordi che mi piacevano di più sono quelli che andavi magari in trasferta, distante, come sono andato in Sicilia, e che riuscivi a vincere. Se riuscivi. Sì, beh, però in Sicilia ero riuscito. E quei ricordi lì ti lasciano perché dici, no, non sono solo vicino a casa. Sì.
oppure la Levico Vetriolo, che il motoclub Forno aveva perfino fatto il pullman per venire a vedere a quei tempi. Ed essere l'uomo più veloce, l'uomo da battere? Cosa? Ma non lo so, io ho sempre pensato che non ero imbattibile, perché nessuno è imbattibile, però forse perché ho iniziato tardi ho capito che prima bisogna saper perdere prima di riuscire a vincere. Perché è facile a beccarle, più facile sì, per vincere. Che vincere. Certo. Comunque i ricordi sono stati bellissimi, perché cioè conosci molto di gente, poi ero, sì, avevo un'altra età, non ero giovane, per carità. Mi chiamavano il nonno. No. Cioè, era tutto. I giovani di oggi invece sembra che cioè, ce ne sono sempre meno che hanno davvero la passione per le due ruote. La maggior parte di tutti quelli che sono comunque figli d'arte, vedi la famiglia Vietti. Sì, sono. Però, se vuoi fare un po' di strada, ci va anche tanti soldi. Io ero andato alla prova di italiano, partivo in prima fila, io Cantalupo e mi sembra Pezzoni Trebimota nella Sport Prodesso, ma io ho solo fatto quella, non potevo cambiare gomme tutti i cose. Cioè ci va tanti soldi per far riuscire a arrivare, o uno sponsor come si dice, ma che sia il papà, la nonna o lo zio o qualcuno che ti paga per te. E adesso sentire i prezzi che c'è in giro. Sì, probabilmente una volta le gare in salita davano anche la possibilità a tutti. E adesso le gare in salita non lo so, ma io la moto ho mai speso tanto per fare. Nei 125 sì, perché purtroppo il 125 se non è fatto non va da nessuna parte. Ma le altre moto se riesce a sfruttare. L'ultimo 7,5 io mi ricordo l'ha fatto Giacchino, l'avevamo un motore che tirava bene in basso, per carità, quello, però io non ho cambiato neanche l'olio delle forcelle davanti da quando l'ho comprato e l'ho venduto. Cioè non era poi proprio, cioè la salita invece in pista no, per togliere quei decimini lì o il secondo è troppo duro, cioè poi ci va troppo. E poi secondo la mia teoria ci sarebbe tanti ragazzi che vanno ancora forte. Che però non hanno la possibilità. Ci sono sempre stati. Sì, quelli ci sono. Però purtroppo è così. Lo sport, in tutti gli sport, perché ho visto anche, io ho frequentato, negli ultimi anni ho frequentato il ciclismo, ho visto che per passare professionista, se non sei un super talento, arrivi anche allo sport. Perciò. Sì. C'è uno che non posso fare nomi, ha versato 50.000 euro, è passato prof, poi ha fatto le sue due stagioni così, per togliere il pallino e poi ha smesso. Certo. No. Se non sei un talento, certo, con Filippo, Ganna, io lo vedevo già quando portavo i ragazzi, lui era un'altra categoria, già, era già allievo e juniores, e aveva già il motore lui. Sì, proprio di cronometro, di velocità in pista. Sì, quindi. Lui era già. Lui è un talento. Perciò. E di questi giovani invece del moto mondiale, cosa ne pensi? Usciamo un po' dal binario ecco, locale. Del moto mondiale penso che. Ma non lo so, non posso ancora parlare. Ci va una gara, non mi esprimo, ci va una gara per capirli. Io ho letto qualcosa di Migno, per esempio, della Moto3, che voleva smettere. Sì. Cioè, secondo me, mi sembra che non smette poi. No. Secondo me se non smette è meglio, perché tante volte arriva un punto che dici smetto, perché spendo troppo, perché il risultato è così, poi c'è degli attimi che dici smetto, però... A volte dopo sei pentito e per non pentirsi bisogna andare fino in fondo. Certo, un erede di Valentino. Quando facevo moto per le 125 mi facevo 30 km tutte le settimane di corso a piedi. Sì, ci vuole comunque una preparazione e atletica. E poi un po' in bicicletta, che era la mia passione, la bici ormai mollata, che avevo corso da giovane in bici. E loro adesso sono degli atleti. Veri e propri. Perché vediamo proprio anche il cambio in moto. Sono degli atleti, sono dei fenomeni, quelli i primi
piloti lì. Ma poi l'ultimo che c'è lì va fortissimo. Esatto. E perciò, però ci va una gara o due per capire. C'è un erede di Valentino Rossi secondo te? Tra questa rosa? Secondo me non lo so, non penso. C'è uno in dubbio. Anche Graziano Rossi correva. Graziano in tempi, che lui era uno che era riuscito a portare la gallina al collare nei box. Però ai tempi era così, c'era Pat l'inglese, mi sembra che era un maialino. Lui andava di moda. Sì, era la moda un po' così. Il mondiale sarà bello perché abbiamo, c'è stato un vincitore che non c'è mai stato in Piemonte. Esatto. Nel moto GP, nella massima categoria. Speriamo in bene. Poi la moto, vedi la Superbike, vediamo lì, penso che le moto ce l'hanno. Sì. Però c'è anche degli altri piloti che hanno la moto. Sì, ovvio. E i giapponesi non lo so se sono all'altezza di moto. Stanno faticando un po'. Diciamo Ducati e Aprilia sono quelle che hanno, esatto, hanno una marcia in più. Ma speriamo. Uno, sicuramente uno fa il tifo per l'Italia. Certo. Per la carità. Certo. Se, io ho sempre guardato anche il pilota più... Non ho mai fatto un tifo solo per un pilota. Sì. Però... Anche perché ce ne sono tanti che perché vanno ce ne sono tanti, poi guardi più... Se, chi fa meno errori, la guida. Un Marquez era un talento super, però no. Cioè, lui pensava mai di farsi male, era una cosa senza senso. Per carità, ha fatto delle cose. Lui, secondo me, ha sciupato in Moto2 quando che ha dovuto smettere purtroppo la testa, perché se no lui avrebbe potuto fare molti anni. E adesso non lo so. Tornando a te, vai ancora in moto? Sì, ho un Honda 500 sportiva, perché è una macchina. No. Sportiva. E, piano. Tanto l'ho presa depotenziata apposta. No, vado piano. Più di così non va. Va bene, ti ringraziamo di essere stato nostro ospite, grazie per la chiacchierata. Io vi ringrazio voi di avermi pensato e grazie mille di tutto. Figurati. Noi amici ci vediamo ad una prossima puntata, continuate a seguirci.